Il consigliere Domenico Tuccillo, 54 anni, del gruppo del Partito Democratico, è stato eletto presidente della commissione statutaria del Consiglio Metropolitano di Napoli. L'elezione è avvenuta nel corso della seduta tenutasi questa mattina nell'aula consiliare di Santa Maria la Nova. 16 i voti ottenuti dal sindaco di Afragola che gli hanno consentito di superare il quorum della maggioranza assoluta previsto per la seconda votazione. 6 le schede bianche. Risultato analogo alla prima votazione in cui era però necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio. Signor Tuccillo, nominato Presidente della Commissione Statuto della Città Metropolitana, quali sono gli obiettivi e soprattutto gli impegni visto che i tempi ormai sono strettissimi? Sì, gli obiettivi sono fare in fretta e fare bene. Abbiamo accumulato già un ritardo eccessivo rispetto alle altre città, ma penso insomma che si possa fare un buon lavoro, si possa avere ovviamente vari momenti di coinvolgimento anche di tutte quelle che sono le risorse intellettuali, culturali, imprenditoriali della città metropolitana, perché si abbia, e soprattutto anche istituzionali dei comuni, perché si abbia un confronto a largo raggio e perché si completi questo percorso di costituzione dello statuto, che è la premessa necessaria per poter poi avviare tutte le attività relative alla città metropolitana. Un giudizio politico sul voto? Il voto mi è sembrato, diciamo, c'è stata anche qualche dichiarazione in aula dei rappresentanti dei gruppi politici, c'è stata, diciamo, una precisazione circa il fatto che questo momento rappresentava un momento non di differenziazione politica. Dispiace che insomma, c'è stato un atteggiamento da parte di Forza Italia che su questo versante invece ha voluto rimarcare una differenza di natura politica tra centrodestra e centrosinistra. Non mi sembrava questo lo spirito migliore da assumere in questo momento. Penso si possa recuperare e risarcire questo momento di defiance. Con 20 voti è stato invece eletto il vicepresidente Paolo Avitabile del gruppo del nuovo centrodestra UDC-PPE. Una scheda nulla ed anche qui un voto per Tuccillo. Avitabile, 49 anni, e consigliere comunale ad Agerola. Tra i compiti principali dello statuto c'è quello di indicare le modalità di elezione del sindaco e dei consiglieri metropolitani. Per il sindaco Luigi De Magistris, che ha presieduto la seduta, non si è trattato della prova di una maggioranza politica. Il sindaco non ha risparmiato tuttavia critiche all'operato del governo nel percorso di costituzione della città metropolitana. Caro sindaco, c'è sostanzialmente un dato politico che emerge da questa votazione. C'è un ricompattamento di un certo asse verso il centro-sinistra, PD Arancione, con l'aggiunta di Nuovo Centrodestra, e si registra dall'altra parte uno strappo non da poco conto nel centrodestra con Forza Italia che esce abbastanza bastonata. Ecco, da un punto di vista politico, è questa la giusta analisi oppure come la vedi? No, io non ci do assolutamente questa lettura politica, perché qua non c'è né una maggioranza politica né prove di maggioranza politica, perché si deve eleggere una commissione che deve svolgere un ruolo istituzionale di grandissima rilevanza, è quella statutaria, e quindi ovviamente ci sono delle candidature, ci sono dei voti che si debbono esprimere e ognuno si assume le sue responsabilità, ma la commissione statuto deve rappresentare l'intera città metropolitana, lo statuto deve essere scritto da tutte le forze politiche, lo statuto deve essere scritto da tutti i consiglieri, alla partecipazione, alla scrittura dello statuto secondo me deve partecipare anche tutta la società e la comunità della città metropolitana, con proposte che devono venire dall'esterno, devono venire dai cittadini, dalle associazioni, dagli ordini professionali, alle categorie economiche e sociali, dai partiti che non sono rappresentati all'interno della città metropolitana. Quindi io non do assolutamente, almeno per quanto riguarda il mio giudizio personale, ovviamente, perché io parlo da sindaco della città metropolitana, che voglio assumere e voglio avere un ruolo di garante, non assolutamente un ruolo di parte o politico, e per quanto mi riguarda non do nessuna valutazione che, come dire, ci sia una maggioranza politica. Il voto è segreto. Si è lanciato un allarme a proposito della città metropolitana molto forte, sì. E cioè che dal 1° gennaio si parte senza soldi, con un patto di stabilità che blocca anche i 130 milioni che avete, e soprattutto col rischio che tiene agitati molti dipendenti provinciali, che è questa cosa assurda: entro il 30 marzo i sindaci
possono ritrovarsi a dover addirittura allontanare un terzo dei dipendenti. Ma devo dire che anche qui dispiace il fatto che non ci sia stata una conseguenzialità da parte del governo dalle parole ai fatti. Io le ricordo le dichiarazioni di esponenti importanti del governo, anche qui a Napoli quando facemmo delle riunioni, anche a Roma. C'è un impegno preciso del governo a star vicino alle città metropolitane, a accompagnare il percorso, a mettere risorse. Un'altra volta, ancora un'altra volta, un fiume di chiacchiere. Lo dico con rammarico, quindi non è, come dire, un'esultazione politica nella mia dichiarazione. Sono chiacchiere e anzi, forse addirittura peggio delle chiacchiere. Perché noi ci troviamo di fronte alla città metropolitana che nasce senza un euro. Ci avevano garantito che ci sarebbe stato un allentamento o addirittura un'eliminazione del patto di stabilità per quanto riguarda le città metropolitane, almeno nei settori strategici, pensiamo alle scuole, alle strade, agli interventi sul territorio e l'ambiente. Stiamo al 17 dicembre, a 15 giorni dall'entrata in vigore, ancora nulla di questo è avvenuto. E ultima tegola, addirittura in contrasto con accordi che erano stati fatti tra ANCI, UPI, l'Unione delle Province Italiane e il governo sul personale, ci arriva la tegola, e arriva la tegola soprattutto ai dipendenti della provincia e quindi della futura città metropolitana, di un taglio del 30%. Insomma, è veramente un comportamento irresponsabile, grave, e quindi noi ci troviamo a dover cominciare questo inizio di percorso non in salita, di più, in una situazione molto molto seria e molto molto grave. Ovviamente noi faremo le nostre valutazioni, io ho già detto qual è il mio pensiero personale, che mi auguro venga seguito dai consiglieri metropolitani, cioè che noi, se non lo farà in modo irresponsabile il governo, dovremo prendere la decisione di non rispettare il patto di stabilità su temi che attengono ai diritti primari della Costituzione repubblicana, pensa alle scuole, pensa alla sicurezza, pensa all'ambiente, quindi io andrò in quella direzione, siccome lo deve fare il governo, perché si è impegnato a farlo. Se il governo non lo fa, dai primi dell'anno, quando avrò, diciamo, la gestione diretta della guida della città metropolitana, mi auguro con l'appoggio di tutto il Consiglio, ma anche qualora il Consiglio non mi seguirà, io andrò esattamente in quella direzione. Però da oggi voglio denunciare questo comportamento che, almeno per quanto riguarda la città di Napoli, ma penso che valga anche per le altre città metropolitane, il governo ci ha lasciato soli, quindi non solo ha fatto chiacchiere, ma ha fatto ancora peggio, perché sta mettendo in mezzo alla strada il 30% del personale. Quindi io sono al fianco dei lavoratori della provincia, lotteremo insieme tutte le iniziative di lotta democratica e politica, perché ancora una volta c'è un comportamento grave da un punto di vista politico e istituzionale del governo che giorno per giorno diventa sempre più inaffidabile.